proviamo a prendere una telefonata. Pronto? Salve signora, buonasera. 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 Mi scusi, posso abbassare un pochino la televisione? Perché altrimenti abbiamo un ritorno in cuffia. Le faccio subito questo favore. Grazie, vorrei gentile. Vorrei sapere perché lei se ne intende così tanto di calcio, ma niente di politica, non parla mai di politica. No. Mi dica qualcosa di Torino. Ma guardi, è che perché questa è una trasmissione sulla Juventus, è solo quello il motivo in realtà. Anche di, vabbè, non è che me ne intenda tanto di politica, un po' l'ho seguita. Ho anche fatto un po' di politica tanti anni fa. Ma la politica per la Juventus, La politica per la Juventus, mi dica lei, mi dia qualche suggerimento. No, non chiedo a lei, lei è un'esperta. Ma mica una tanto. Grande esperta. Ma io non mi sono mai ritenuta una grande esperta, secondo sa? Me io politica... conduco una trasmissione televisiva, è una cosa diversa. Se, i grandi esperti sono loro, non sono io. No, ma la politica no, col calcio. Seguendola così mi pare di aver capito che è molto esperta. Sì, beh, diciamo che a me piace. Che cosa fa per lo sport? Guardi, ne parliamo, sa perché? Ho letto l'altro giorno un'intervista a Beretta, che comunque è e si parla anche di politica per gli stadi, eccetera. Ne parliamo. Certo. Me lo sono segnato, guardi, ce l'ho qua nei miei fogli, quindi ne parliamo. Sì, mi dirà qualcosa. Va bene, le dirò qualcosa. Io le voglio farle poi un esempio. Sì, ok, allora adesso le rispondiamo. Va bene? Grazie, buonasera. Grazie, auguro anche una buona serata. Grazie altrettanto. Buonasera. Lasciamo il calcio fuori dalla politica, vi prego. No, ma io voglio... quando ci hanno messo il becco, guardate cosa hanno combinato con la storia della chiusura delle curve. Lasciamo perdere. Esatto. Che facciano la politica. Ma... Quando arbitravo, quando andavamo a Coverciano, eravamo tutti amici, ma in realtà non era così. Perché uno sperava che ne andasse male la partita all'altro per andare avanti. Allora, ecco, racconta un po' di Coverciano, perché se ne parla spesso. Allora, stavamo lì la settimana. Allora un grande guardialine, era un siciliano molto simpatico, un grande guardialine, disse una cosa che era esatta. Mettete gli arbitri in una stanza, tutti insieme, chiudete la luce e non sapete da chi arrivano le coltellate. Quella era la realtà. Io faccio l'esempio: prendiamo uno spogliatoio della Juventus, mettiamolo in una stanza, chiudiamo la luce e io sono convinto che le coltellate non arrivano. Chiudiamo i politici nella stessa stanza e non sapranno da chi arrivano le coltellate, perciò lasciamoli di là, perché in confronto alla politica il calcio è ancora abbastanza pulito. È pulitissimo, direi. Guarda, si parlava, no, però questa è una cosa che in combinazione effettivamente mi sono segnata. L'altro giorno è stato intervistato Maurizio Beretta, no, il presidente della Lega Calcio, e vabbè, ha parlato di alcune, secondo me, anche ipotesi un po' cervellotiche. Allora, il discorso per esempio di ridurre da 20 squadre a 18 le squadre appunto in Serie A con una sola retrocessione, secondo me sarebbe una follia, perché una sola retrocessione a un certo punto il campionato non sarebbe più interessante, secondo me, perché no? E poi comunque dice no, perché in Europa credo che non ci sia nessuno, perlomeno delle grandi leghe europee non credo ci siano leghe a 18 squadre. Poi vabbè si parlava appunto degli stadi, facendo l'esempio del Sant'Elia di Cagliari, che effettivamente insomma c'erano 5.000 spettatori. Un prefabbricato. Esatto, è un po' triste come... E appunto si parlava, ovviamente, la Juventus ha il suo stadio. E quindi, vabbè, poi ritornando ai discorsi anche dei romanisti, il sistema, voi avete lo stadio, eccetera. Che la politica ha fatto qualcosa secondo, insomma, da quello che dice appunto Beretta, dice intanto gli stadi italiani sono inadeguati. Partiamo da questo presupposto, quasi tutti, purtroppo è vero, sì. non parliamo quelli delle serie minori, perché adesso stiamo parlando ovviamente della Lega Serie A, poi non parliamo delle serie minori. Dice una nuova legge esiste, contiene aspetti positivi riguardo all'accelerazione delle procedure, quindi per creare nuovi stadi, però è del tutto insoddisfacente relativamente alla perequazione economica, quindi cosa pretenderebbero? Che lo Stato o qualcuno foraggiasse? La Juventus se l'è costruito il suo impossibile. Stadio? Impossibile. Ci guarda l'Europa a noi, Ma poi impossibile. Ci guarda l'Europa a noi,
Cioè, no, quindi c'è da chiedersi, la politica effettivamente... Ma è impensabile quei periodi che corrono, che mettono dei soldi per fare gli stadi, cioè... Secondo me anche, ma non ha neanche senso, dal mio punto di vista. A parte che non ha senso, sono le società. Siete pieni di soldi, fatevelo. Io vi dico statisticamente, visto che ho un rapporto con il direttore sportivo della Serie B, che sono tutti indebitati la Serie B, sono tutti indebitati la Serie B, tutte le società, tutte. Sì. E adesso fanno un girone unico, come tu sai, nella C1, e presto detto, tolgono via la C2, non ce la fanno più. Niente da fare. Figurati se si fanno lo stadio. Sì, infatti guardavo anche quello, che la Lega Pro verrà ridotta a 60 squadre, la Serie B si è impegnata a scendere da 22 a 20, sì, quindi probabilmente c'è anche appunto un problema economico, però parlando di stadi, soprattutto certe società, insomma... No? Penso che potrebbero spenderli. In Serie A sicuramente ci sono diverse società che potrebbero farselo lo stadio. E direi.